carte, cartacce, bottiglie di plastica, mozziconi di sigarette, sedie ed ombrelloni rotti ed enormi cumuli di rifiuti ammassati lungo tutto il suo percorso. Non siamo nell'hinterland napoletano, dove l'emergenza rifiuti rappresenta ancora un gravissimo pericolo igienico-sanitario per la popolazione, ma sull'isola di Ischia, e precisamente a Ischia Ponte, sulla spiaggia denominata del Muro Rotto, che ha visto crescere decine e decine di generazioni di ragazzini ischitani e non, e sulla quale quotidianamente vi si recano a prendere il bagno centinaia di cittadini, per lo più mamme e ragazzini residenti e turisti. Queste immagini della vergogna sono state registrate intorno alle ore 13 di ieri, giovedì 26 giugno 2008, a seguito delle forti lamentele dei bagnanti. C'era di tutto, dicevamo, tra cui cumuli di rifiuti, i quali, oltre a far brutta mostra di sé, potrebbero rappresentare un grave pericolo igienico-sanitario per i bagnanti, essendo di giorno luogo di banchetto per zanzare e insetti vari e di notte per topacci, gatti e cani randagi. Sulla questione, nei giorni scorsi, la cosiddetta opposizione di centrodestra aveva fatto la voce grossa e, attraverso la presentazione di un'istanza, intimava al sindaco Ferrandino la pulizia della spiaggia. Naturalmente, non poteva essere diversamente, la strumentale presa di posizione del centrodestra ischitano, che quando amministrava riduceva Ischia per mesi in un vero e proprio letamaio, e a dimostrarlo ci sono le innumerevoli denunce pubbliche fatte in merito dal PCML e che attualmente afforio con l'amministrazione comunale di Franco Regine, sostenuta dal vice sindaco di Forza Italia, ha trasformato quel comune in una vera e propria immensa discarica a cielo aperto, è stata letteralmente snobbata dal sindaco albergatore Giosi Ferrandino, che avrebbe dovuto già avvertire il dovere morale di intervenire immediatamente, essendo anche la massima autorità sanitaria del paese, per eliminare lo sconcio igienico-sanitario in cui versa quell'arenile. E pensare che quella zona è stata scelta come centro dell'Ischia Film Festival, che si sta svolgendo in questi giorni. Speriamo almeno che i turisti la scambino per una location realizzata appositamente per girare scene sull'emergenza rifiuti in Campania. Inoltre, proprio all'ingresso della spiaggia, campeggia il cartellone dell'Ischia Film Festival, su cui campeggia la scritta Welcome. Benvenuti, cari turisti e residenti, sulla spiaggia libera del Muro Rotto, resa un vero e proprio letamaio dall'insensibilità e dall'indifferenza dell'amministrazione comunale di Ischia, guidata dal sindaco albergatore Giosi Ferrandino. Le immagini che ieri mattina abbiamo girato sulla spiaggia del Muro Rotto a Ischia Ponte con le telecamere di PCML TV sono veramente raccapriccianti, assurde per un'isola turistica, soprattutto su una spiaggia dove quotidianamente, come abbiamo visto, a recarsi sono soprattutto mamme e bambini. Ma come è accaduto spesso nel passato, nel momento in cui gli amministratori comunali vengano a sapere che le telecamere della nostra televisione si sono occupate di un caso eclatante sul territorio dell'isola d'Ischia, cercano immediatamente di correre ai ripari. Così è accaduto ieri, quando dopo poche ore è intervenuta l'amministrazione comunale su quella spiaggia per eliminare i cumuli di rifiuti che erano lì a far brutta mostra di sé già da parecchio. Quindi stamattina siamo ritornati sempre su quella spiaggia con le nostre telecamere per vedere se finalmente era stata ripulita a dovere. Ma così purtroppo abbiamo dovuto constatare che non è stato. Sono state eliminate solo alcune buste ripiene di immondizia. Altre continuano a far brutta mostra di sé, come potete vedere dalle immagini. Soprattutto non è stata ripulita la spiaggia che, lo possiamo dire con forza, è ridotta ad un vero e proprio letamaio da un'amministrazione comunale, quella guidata dal sindaco albergatore Giosi Ferrandino, che si è dimostrata totalmente insensibile, così come volevasi dimostrare, verso i problemi reali dei
cittadini. Il Partito Comunista Italiano, marxista leninista, attraverso la sua televisione online, chiede con forza all'amministrazione comunale del comune di Ischia e a tutte le istituzioni e le autorità competenti che quella spiaggia venga immediatamente a fondo ripulita e che quotidianamente gli operatori di Ischia Ambiente la puliscano, affinché cittadini, soprattutto bagnanti bambini, con le loro madri possano andare a prendersi il bagno su una spiaggia pulita, senza correre il rischio, semmai, di dover prendersi anche qualche malattia.